Ci stiamo attrezzando per la prossima estate, faremo dei lavori migliorativi anche rispetto all'estate scorsa, dove pure abbiamo fatto un ottimo lavoro. Cercheremo in qualche maniera di migliorare la vivibilità dei luoghi, abbiamo raggiunto un'intesa con la regione siciliana che ci permetterà di intervenire nelle aree demaniali che sono degradate, abbandonate, non appartengono al comune, appartengono alla regione, la regione non interviene e quindi da qui l'idea di fare una conferenza di servizi alla quale ha partecipato l'assessore ai lavori pubblici Silvano Bonanno. Anno e l'intesa raggiunta, ma al tempo stesso non posso non fare rilevare come l'inciviltà dei nostri concittadini purtroppo non ha termine. Questa è un'area ormai rituale nella quale la gente butta di tutto e non sono certo i marziani a lasciare questo materiale da queste parti. Vorrei lanciare un ulteriore appello alla popolazione perché non accadano episodi di questa natura. Noi ci stiamo attrezzando, collocheremo degli scarrabili in varie parti della città al fine di consentire alla gente di lasciare il materiale di risulta, il materiale proveniente da potature. Al tempo stesso stiamo comprando una macchina che dovrebbe arrivare fra qualche settimana che provvederà a triturare tutto il materiale proveniente dalla potatura, ma per intanto vorrei che la gente attendesse qualche giorno ancora per apprendere dove saranno collocati questi elementi, questo scarrabile con altro contenitore che può essere utile per la raccolta dei rifiuti da risulta e da potatura.